Mazzara ieri, Piera Maggio e chi l'ha visto, ennesimo appello della mamma di Denise Pipitone. Marsala sempre più preoccupante, dati sul Covid, parla il sindaco Massimo Grillo. Marsala tiene un coltello fuori dal tribunale, una donna di 39 anni denunciata dai carabinieri. Marsala ieri seduta di consiglio comunale si è parlato del regolamento sul canone unico patrimoniale. Trapani a Sant'Antonio Abate una settimana di iniziative dedicate alla salute delle donne. Benvenuti al TG Vallo prima pagina. Apriamo il TG parlando di Denise Pipitone, ricomparsa in video ieri sera Piera Maggio, ospite della trasmissione Chi l'ha visto. La mamma di Denise si è soffermata sull'affetto ricevuto in questi giorni sulla ragazza Olesia, gli account falsi e le indagini sul sequestro. Alla fine ha lanciato un appello. Sentiamo. Federica, quello che in questi giorni sta succedendo, forse mai come adesso, è forte ed è sentito da tante persone. Anche le ragazze, le coetanee di Denise sul web stanno facendo veramente di tutto per aiutarci, per diffondere in rete la locandina di Denise. Io in questi giorni addirittura ho fatto appello ai VIP e non di far veicolare la locandina di Denise. Noi non vogliamo, noi vogliamo la verità, noi vogliamo giustizia, ma soprattutto non ho mai perso la speranza di riabbracciare Denise. Non l'abbiamo mai persa, è sempre viva ed è con noi. Questa verifica andava fatta senza remore. Ci sono state segnalazioni in questi anni che meritavano meno di questo, cioè le verifiche erano meno importanti di questa. Qui per analogia, per modo di quello che era la situazione, andava fatta. Ovviamente il metodo che i russi pretendevano non era sicuramente un metodo che io avrei accettato, perché loro il DNA ce l'avevano di Olesia, però non lo passavano a noi, se non che io dovevo andare in quella trasmissione a fare quel teatrino, cosa che non avrei mai potuto fare, non me ne sarei mai prestata a questo. E infatti l'unico metodo per accelerare i tempi è stato chiedere il gruppo sanguigno. Sappiamo che il DNA è importante ed è necessario, però il gruppo sanguigno almeno serviva per evitare il prossimo step eventualmente. Quindi su quello ci siamo battuti. E Frazzitta, devo dire, è stato molto bravo in questo, perché comunque ci ha speso nottate per fare ciò con delle persone che non hanno magari il nostro modo di fare, i nostri dialoghi. Quel format di trasmissione invece richiedeva tutt'altro. Ora dico un'altra cosa, perché non si è subito proceduti a dare tutto in mano alla procura nell'immediatezza? Perché con erogatori e cose varie dovevano passare mesi e quindi io non potevo aspettare mesi per sapere, perlomeno per avere un primo indizio, se quella ragazza fosse o non fosse mia figlia. Al di là di ogni polemica, se poi questa ragazza è una ragazza che oggi ci marcia su questa storia, a noi poco ci importa. A me interessava primariamente sapere se era mia figlia o non era mia figlia. Il che poi è stato dato tutto in mano alla procura e loro decideranno se procedere per una conclusione fine DNA o meno. Questo è quanto. Era giusto che... Un'altra cosa che ho sentito dire, l'embargo, non embargo. Io l'ho saputo nell'immediatezza che è stato dato il gruppo sanguigno al mio legale. Quindi io non ho atteso nessun embargo. Ma i social possono essere usati anche in malo modo. Infatti si evidenzia un po' questo sciacallaggio di qualcuno che così si inventa ogni tanto questi account falsi. Infatti io ho chiesto e chiedo, non aprite account a nome di Denise Pipitone, non mettete delle foto a nome di Denise Pipitone e soprattutto diffondete solo le immagini di Denise e le locandine ufficiali. Su tante cose ho tanto da dire, avrei tanto da dire, perché sin da subito abbiamo notato che c'era qualcosa che non andava in quell'indagine. Io in questo momento non voglio colpevolizzare nessuno, però è pur vero che io mi sono affidata a quelle persone, a quella procura.
Ovviamente devo fare una precisazione molto importante. Sicuramente in questa indagine su Denise ci sono state delle persone che ci hanno messo anima e cuore per trovare mia figlia, altre che magari non erano competenti nell'affrontare il caso di un sequestro di una bambina e altri che comunque lì dentro non dovevano stare in quell'indagine perché non, anziché di aiutare, non favorivano l'indagine. Quindi assolutamente voglio precisare questa cosa perché non si dica che tutti sono stati coloro che non hanno aiutato o hanno depistato. È importante che ci sono quelle persone che ci hanno speso anima e cuore e nottate per far sì che Denise tornasse a casa. Io voglio fare un appello a quelle persone che sanno. Io lo so che ci sono quelle persone che sanno, ci sono alcuni testimoni che hanno detto non tutta la verità. E faccio appello a queste persone. Sono passati 17 anni, adesso basta. Apritevi il cuore, veramente apritevi il cuore e dite la verità in ogni forma che voi volete, anonimamente, sarete veramente tutelati in questo, basta che vi aprite con le persone giuste che possano veramente aiutarvi anche a capire quello che è successo 17 anni fa. Denise merita di essere aiutata. Dategli voce a questa bambina e dateci pace a noi famiglia. Vi chiedo cortesemente, aiutateci, aiutateci. Con una dotazione finanziaria di 1.700.000 euro, il Governo regionale finanzia 33 iniziative e progetti di rilevanza regionale rivolti all'inclusione delle persone con fragilità e alle donne, promossi da organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale. L'assessorato della famiglia ha definito la graduatoria relativa all'avviso pubblico che sarà pubblicata nei prossimi giorni sul sito internet del Dipartimento della Famiglia e delle politiche sociali. Termina qui TG Vallo prima pagina, ci vediamo tra qualche minuto con TG Vallo News. Benvenuti al TG Vallo News. Ci occupiamo dell'emergenza coronavirus. Sulla situazione nella città di Marsala abbiamo sentito oggi il sindaco Massimo Grillo. Sindaco Grillo, buongiorno. Qual è ad oggi la situazione del contagio a Marsala? La situazione è molto preoccupante perché continua ad arrivare diverse decine di contagi. Ieri sono arrivati intorno a 90 contagi. Ma ciò che mi preoccupa in questo momento è la mancanza di certezza sui dati che stiamo tentando di acquisire. Io ho inviato oggi una nota sia all'ASP che alla dirigente scolastica del Sirtori, proprio per cercare di fare una comparazione sui dati che mi sono stati forniti. L'ASP si ferma a 14 unità. Al 3 aprile di riscontri di contagi in quella scuola, la dirigente scolastica mi dà un numero assolutamente diverso, parla di 41 bambini a prescindere dal personale scolastico. Torniamo purtroppo sulla questione relativa ai dati, all'attendibilità dei dati. Ho bisogno per questo chiaramente di verificare il tutto, ma per una semplice ragione. Perché se in una scuola, la dirigente scolastica, una scuola che fra l'altro avevo proposto di chiudere, ha avuto il parere contrario da parte dell'ASP, se una dirigente scolastica mi dice di avere 100 casi, anzi più di 100 casi riscontrabili, tracciabili tra alunni e familiari, è chiaro che la linea di contagio che vi è stata nella nostra città ha avuto una prevalenza o un'origine da quell'istituto. Per cui io credo che
bisogna con molto senso di responsabilità e di prudenza fare chiarezza, accertare responsabilità eventualmente ove vi fossero e nello stesso tempo assicurare ai cittadini di poter essere salvaguardati. Anche, mi permetto di dire, per gli aspetti economici, perché se fosse stata chiusa quella scuola, probabilmente, ma questo lo si potrà verificare meglio, probabilmente Marsala oggi non sarebbe zona rossa con tutte le conseguenze di carattere economico che stiamo purtroppo vivendo. A questi mi volevo appunto riferire, i disagi economici. Ecco, la città che situazione vive oggi? Drammatica, nel senso che io ho incontrato un corteo di cittadini, di operatori economici, di commercianti che stanno vivendo chiaramente una situazione drammatica, che la zona rossa, tra l'altro con tipologie di attività commerciali distinte che a volte non sembra avere una logica, perché non si comprende perché un negozio per giocattoli deve stare aperto e un negozio di abbigliamento deve stare chiuso. Ecco, ci sono anche lì delle condizioni di disparità, o si fa un intervento che assicuri veramente una chiusura, una blindatura della città per evitare la diffusione dei contagi, oppure questi interventi a macchia di leopardo, che chiaramente non dipendono né dal sindaco ma dal governo regionale, ma provengono dalle direttive nazionali che avranno la loro razza, la loro logica, non lo so, ma di fatto stanno creando un senso di disparità, di due pesi, due misure, che non è del tutto comprensibile. Per cui in condizioni di esasperazione economica, di difficoltà serie dal punto di vista economico, ritrovarsi in queste situazioni di evidente ingiustizia detta dagli stessi commercianti, crea e alimenta ulteriori tensioni. Quindi bisogna, secondo me, adottare delle iniziative che, oltre ai ristori, oltre ai sostegni economici che speriamo che attivino sempre più velocemente, si perseguano delle iniziative per tentare di mitigare, di controllare la diffusione del contagio, fermo restando che, per quello che mi riguarda, sono convinto che la maggior parte, non sono convinto, è sostenuto da studi ormai, che la maggior parte dei contagi avviene anzi quasi esclusivamente nelle abitazioni private al chiuso. E come dire, guardare comunque sempre con speranza, ecco. Questo senz'altro, dobbiamo da una parte, noi stiamo lavorando per la ripresa, per poter poi ricominciare, dobbiamo incoraggiare a fare i vaccini, dobbiamo lavorare perché ci possano essere delle situazioni di monitoraggio costante dei dati e dei programmi dei vaccini, con il personale che, mi rendo conto, l'asta a disposizione in certi momenti hanno avuto difficoltà, non sanno come conciliare le diverse sollecitazioni che arrivano per quanto riguarda gli scontri dei tamponi molecolari da una parte, e il bisogno di correre anche con i vaccini. Il personale è quello che purtroppo non si riesce a fronteggiare l'emergenza per come si deve. Allora bisogna supportare, ma stiamo sostenendo per quanto possibile, stiamo collaborando per quanto possibile con l'ASP, ma d'altra parte vorremmo anche un senso di responsabilità per quello che riguarda la verifica sui dati, perché i cittadini marsalesi hanno bisogno di conoscere come stanno realmente le cose. L'ospedale Sant'Antonio Abate di Trapani ha aderito alla sesta edizione dell'Open Week dal 19 al 25 aprile, settimana dedicata alla salute della donna, con l'obiettivo di promuovere l'informazione e i servizi per la prevenzione e la cura delle principali patologie femminili. L'iniziativa è promossa dalla Fondazione ONDA, Osservatorio Nazionale sulla Salute della Donna e di Genere, in occasione della Giornata Nazionale della Salute della Donna, che si celebra il 22 aprile, coinvolge tutti gli ospedali premiati con i bollini rosa che hanno aderito all'iniziativa. In particolare, l'offerta gratuita del presidio ospedaliero Sant'Antonio Abate riguarda servizi con particolare riferimento alla ginecologia ed ostetricia. L'ospedale trapanese ha ricevuto 3 bollini rosa per il biennio 2020-2021.
Valorizzare il patrimonio artistico e naturalistico della Valle del Belice tra gli obiettivi della collaborazione tra la Rete Museale Naturale Belicina e l'Accademia di Belle Arti di Palermo, un accordo che abbraccia diversi ambiti di studio ed azione, tra i quali l'allestimento di spazi espositivi ed eventi nel campo del civic design e della comunicazione visiva. La sinergia tra il network espositivo che raggruppa 22 siti in 12 comuni tra le province di Trapani, Palermo e Agrigento e l'Accademia di Palermo vuole fornire opportunità di crescita socioculturali al territorio ricco di itinerari archeologici, antropologici, contemporanei, naturalistici e della memoria. Termina qui TG Vallo News, ci vediamo tra qualche minuto con TG Vallo terza pagina. Benvenuti al TG Vallo terza pagina. I carabinieri della compagnia di Marsala hanno denunciato una 39enne castelvetranese. Il servizio. I carabinieri della compagnia di Marsala hanno denunciato in stato di libertà una 39enne residente a Castelvetrano accusata di porto illegale di oggetti atti ad offendere, in particolare i militari dell'arma in servizio di vigilanza presso il tribunale di Marsala hanno scoperto un coltello con la lama lunga 10 centimetri vicino l'ingresso del palazzo di giustizia. I militari dell'arma, tramite l'analisi dei sistemi di videosorveglianza, sono riusciti a risalire all'identità della persona che prima di entrare all'interno del tribunale ha messo il coltello che custodiva dentro una borsa sul marciapiedi nei pressi dell'ingresso del tribunale, probabilmente con l'intenzione di recuperarlo dopo. Resta da capire perché la donna avesse con sé il coltello. A conclusione degli accertamenti svolti dai carabinieri, la 39enne è stata deferita e dovrà rispondere appunto dell'accusa di porto illegale di oggetti atti ad offendere. I carabinieri della stazione di Busseto Palizzolo hanno denunciato una 24enne residente a San Vito Lo Capo per i reati di guida sotto l'effetto di alcol e di sostanze stupefacenti, con l'aggravante di avere provocato un incidente stradale in cui è rimasta ferita. L'incidente autonomo si è verificato qualche giorno fa. La donna ha perso il controllo del mezzo sul quale viaggiava da sola all'altezza di Contrada Macari, uscendo improvvisamente fuori strada. Avvicendamento degli assessori nella giunta Morfino. Sono stati nominati questa mattina i nuovi quattro assessori municipali nell'ottica della promozione di una classe dirigente che continua a puntare sulla valorizzazione dei giovani. Il turnover, ha dichiarato il sindaco Morfino, avviene oggi nel rispetto degli accordi politici assunti nel 2018 in occasione delle elezioni amministrative. A comporre la nuova giunta sono stati chiamati Carlo Guarano, che assumerà il ruolo di vice sindaco, Gianni Campo, Vanessa Campo e Annalisa Reina. Istituito a Castellammare il catasto incendi delle aree percorse dal fuoco negli ultimi 13 anni, cioè dal 2007 al 2020. Con delibera di giunta, l'amministrazione comunale ha approvato lo strumento per indicare i tantissimi terreni che nell'ultimo decennio sono stati interessati da incendi. Per almeno 15 anni le zone percorse dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all'incendio. Negli atti di compravendita il vincolo deve essere richiamato. Inoltre vige il divieto per 10 anni di realizzare edifici o strutture per insediamenti civili e attività produttive, nonché divieto di pascolo e caccia. Quindi stop per 5 anni alle attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale con risorse finanziarie pubbliche. Si è riunito ieri pomeriggio il Consiglio Comunale di Marsala. Sentiamo. Il Consiglio Comunale di Marsala, presieduto da Enzo Sturiano, nella seduta di ieri pomeriggio si è occupato del regolamento per la istituzione e la disciplina del canone unico patrimoniale.
a relazionare sulla proposta di delibera sono stati il Presidente della Commissione Finanze per Giorgio Giacalone e il Direttore di Ragioneria Filippo Angeleri. Nel corso del dibattito sono intervenuti vari consiglieri comunali. Al termine, considerato che dovevano ancora essere chiariti alcuni aspetti dell'atto in esame, l'Assemblea di Palazzo 7 Aprile ha deciso di rinviare la trattazione a mercoledì prossimo 21 aprile, data nella quale dovrebbe essere posto in discussione anche il regolamento sulla collaborazione tra cittadini ed amministrazione comunale per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani. Il Consesso Civico Marsalese, prima dell'esame del regolamento, ha dato spazio alle comunicazioni. Sono intervenuti i consiglieri Gino Passalacqua, Pino Perrantelli, Michele Accardi, Leo Orlando, Mario Rodriguez e Massimo Fernandez. Il Presidente Sturiano ha quindi aggiornato i lavori a mercoledì prossimo. La Giunta Comunale di Jedice ha approvato lo schema di protocollo di intesa con Plastic Free Associazione, che ha l'obiettivo di informare e sensibilizzare più persone possibili sull'impatto della plastica. Abbiamo fortemente voluto renderci disponibili ad una collaborazione con Plastic Free, commentano la sindaca Daniela Toscano e l'assessore all'ecologia Vincenzo Giuseppe Di Marco, con l'obiettivo di contribuire a creare una maggiore consapevolezza nei cittadini sull'importanza di preservare l'ambiente dalla plastica. Avviata ad Alcamo la scervatura dei cigli delle strade di collegamento tra Alcamo e Alcamo Marina. Inoltre si sta completando la scervatura sempre ad Alcamo Marina. Gli operatori della Roma Costruzioni sono al lavoro. I lavori di scervatura sono indispensabili per rendere le strade più agevoli al passaggio, più sicure e più decorose, ha dichiarato l'assessore all'ambiente Vito Lombardo. E siamo arrivati al termine del TG Vallo per la programmazione in onda sulla nostra emittente. Vi ricordo che questa sera alle 21.35 potrete seguire una nuova commedia in onda sulla nostra emittente. Grazie per averci seguito, arrivederci.